Questa consacrazione al cuore immacolato di Maria, che è la formula che usava San Padre Pio da Pietrelcina per la consacrazione appunto alla Vergine. Consacrazione al cuore immacolato di Maria. Oh Maria, Vergine potente e Madre di misericordia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori, noi ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti consacriamo il nostro essere e tutta quanta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che siamo. Ti promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di mettere tutto il nostro cuore al servizio del tuo culto benedetto, per affrettare e assicurare col regno del tuo cuore immacolato il regno del cuore del tuo adorabile Figlio nelle anime nostre e in tutte le anime, in tutto l'universo, sulla terra come in cielo. Amen. Ecco, questo cartoncino lo potete tenere per voi, portarlo a casa, scrivere la data della vostra consacrazione perché resti per voi e anche per chi verrà dopo di voi. Ora, come diceva Renato, dopo questo atto di consacrazione, la nostra preghiera da questo momento vale di più, perché la Madonna ci rende partecipi, nella misura della nostra fede ovviamente, ci rende partecipi del suo potere di intercessione, che sappiamo essere il più grande di tutti. E allora vogliamo usare di questa nostra prerogativa e recitando tre Ave Maria, le prime tre Ave Maria da consacrati. La prima la recitiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, la seconda la recitiamo per tutti gli ammalati e quanti portiamo nel cuore, la terza per le nostre particolari e personali intenzioni. Per la Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per gli ammalati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per noi e le nostre intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso, come atto di ringraziamento, una di voi leggerà queste tre invocazioni alla Madonna, con la quale rinnoviamo la nostra fiducia in lei e il desiderio di affidarle la nostra vita. Ripetiamo insieme: per intercessione del tuo cuore immacolato, ascoltaci, o Signore. O Maria, accoglici nel tuo cuore di madre. Tu a Cana di Galilea ti sei accorta che mancava qualcosa alla gioia di quella famiglia e oggi tu sai cosa manca a noi e alla nostra pace. O Maria, parla di noi a Gesù e continua a intercedere per noi come hai fatto finora. Noi ti preghiamo. O Maria, il momento storico che viviamo è molto difficile. I peccati aumentano, mentre scompare ogni rispetto per la vita, per la famiglia e per la legge della natura. Tu che piangi come madre per tanti tuoi figli, sostienici e ispiraci, perché possiamo aiutarli a cambiare questo mondo. Noi ti preghiamo. O Maria, intercedi per noi affinché riusciamo a mettere in pratica le parole di Gesù, perché, tu lo sai, Lui solo ha parole di vita eterna.
Con questo atto di consacrazione, rendici docili strumenti nelle tue mani per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Aiutaci a liberarci dalla schiavitù del peccato e a camminare sempre con te verso il Padre. Noi ti preghiamo. Perorato Gesù Cristo. Questa mattina molti di noi si sono consacrati al cuore immacolato di Maria. È stata una cerimonia che mi ha commosso. Io guardavo nei volti di molti di voi e gli occhi c'era l'espressione proprio della fede. Dalla vostra bocca usciva proprio l'aglia della fede. La Madonna era dentro con noi in quel capannone che non è degno di ospitare la nostra Mamma Celeste, ma c'era con noi. Sapete che adesso è qui, anche adesso con noi, no? Lei ha promesso che è qui con noi, che ci accompagna ogni giorno quando facciamo queste Via Crucis. Noi questa mattina abbiamo ricevuto un dono di fede meraviglioso. La nostra Mamma Celeste, la figlia di Dio, la sposa dello Spirito Santo e la madre di Dio, ragazzi, è entrata nel nostro cuore. Perché? Perché noi abbiamo promesso di aiutarla a salvare anime. Sappiamo che è in corso la battaglia finale, come ha detto Giovanni Paolo II, tra le forze del bene e la forza del male. La mamma, la nostra Mamma Celeste, ti ha detto che Satana ha occupato tutte le istituzioni, governanti e politici sono coinvolti. Quindi non dobbiamo aspettarci leggi che ci aiutano. Difatti tutte le leggi che hanno fatte sono contro i comandamenti di Dio. Noi siamo i fortunati di Dio. La Madonna ci ha chiamato. Oggi è entrata nei nostri cuori. Noi però la Madonna la portiamo anche, dobbiamo portarla nelle nostre case. E come facciamo a portarla nelle nostre case, come lei ci chiede? Dobbiamo portare il rosario e recitarlo in coppia nelle case, marito e moglie. E diventa una chiesa, e diventa un cenacolo. E che cosa dice la Madonna qui? Ci dice che aspettiamo una nuova Pentecoste, che si riverserà sull'umanità alle anime aperte alla grazia. Ricordatevi, anime aperte alla grazia. Quindi c'è tempo fino all'ultimo momento per dire di sì alla Madonna. Ecco perché dobbiamo creare il cenacolo in casa. Dobbiamo convincere il marito e la moglie di dire il rosario tutti i giorni assieme. E guardate che inizialmente si fa fatica a dirlo tutti i giorni. Ma poi la Madonna ci aiuta a dirlo sempre, non riusciamo neanche ad andare a letto se non lo diciamo. E noi creando questa chiesa nella nostra famiglia, teniamo stretti i nostri figli e noi come genitori andiamo avanti sempre uniti, non li neghiamo mai, perché c'è lei nella nostra casa. Ma adesso vogliamo concentrarci su questa Via Cruci, perché lei ci ha fatto una promessa che è incredibile. Oltre ad averci detto che qui ci aspetta ogni giorno per percorrere questa Via Cruci con noi, lei ha anche detto, ogni volta che percorrerete con devozione questa Via Crucis, voi libererete molte anime dal purgatorio e avrete da loro aiuto e preghiera. Quindi, ragazzi miei, le nostre preghiere che adesso recitiamo, il nostro rosario che facciamo andando su, e pensiamo ai dolori di Gesù quando ha fatto la Via Cruci, naturalmente, e la Mamma Celeste che ci accompagna, i nostri desideri, le nostre preoccupazioni, è lei che le prende e le porta in cielo, le presenta a Gesù. E Gesù e la sua mamma non ha mai rifiutato niente. Quindi questo è un momento meraviglioso. Siete in grazia di Dio perché vi siete consacrati questa mattina. Ma se avete dentro un po' di caligine non fa niente. La Madonna la pulisce e porta le vostre intenzioni in cielo come un mazzo di rose e le presenta a Gesù. Dovete approfittare di queste Via Cruci, ricordatevelo bene. Noi vi aspettiamo qui naturalmente tutti i venerdì sera per farla, forse è impossibile, noi la facciamo comunque. Comunque vi aspettiamo anche tutti i primi sabati del mese alle 3 del pomeriggio, noi siamo qui
che vi aspettiamo a fare la Via Cruci e vi accompagniamo. Come vi dicevo, però, ha fatto una promessa che è incredibile, da nessuna parte l'ha fatta. Io ho guardato dappertutto, non c'è una Via Cruci come questa. Ci dice: ogni volta che percorrerete con devozione questa Via Cruci, voi libererete molte anime dal purgatorio, avrete da loro aiuto e preghiera. Quindi dobbiamo farla con devozione questa Via Cruci, perché lei è qui vicino a noi, e quindi approfittiamo. È l'ora di tutti assieme, diciamo con gioia: andrò a vederla qui in cielo, padre mia, andrò a vederla mia, mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla qui al cielo. Nella fatica riposa, nella natura, nel pianto conforto, luce della vita, vivamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è l'uomo, non è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è ardo, santa ciò che è ardo, mio Salvatore e mio Dio, eccomi ai tuoi piedi, pentito di tutti i miei peccati che sono stati la causa della tua morte. Fammi la grazia di accompagnarti nella via dolorosa, per meditare il tuo perdono e la tua grazia. Amen. Mein Heiland und mein Gott, hier zu deinen Füßen bereue ich alle meine Sünden, welche die Ursache deines Todes waren. Gewähre mir die Gnade, dich auf dem Kreuzweg zu begleiten, damit ich deine Vergebung und deine Gnade verdiene. Amen. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Erste Station, Jesus wird zum Tode verurteilt. Dice Maria: figli miei, sia la luce di questo giorno ad illuminare le vostre menti. Possiate vivere sempre nella verità. Fu giusto quello che dissero di me in questo giorno, poiché Dio l'ha voluto. Beati voi, figli miei, che vivete questo tempo di grazia. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dissero lui i due mattatori, uno a destra e uno a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Uno dei malfattori lo insultava, ma l'altro lo rimproverava. Poi, rivolto a Gesù, disse: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Poi, vedendo la madre là accanto al discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: figlio, ecco la tua madre. Dopo questo, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Dopo aver ricevuto l'aceto, disse: tutto è compiuto. Ti adoro, Gesù, che per mio amore hai voluto subire i tormenti della crocifissione.
fa che anch'io crocifigga le mie passioni per amore tuo. Tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria e lode e onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Dice Maria, figli miei, prima che io venissi hanno parlato di me, perché grande è Dio. Prima ancora che io venissi mi amarono in molti come voi mi amate. Mi predilesse il Padre, mi arricchì del Figlio suo, ed io sono ancora con lui in mezzo a voi per dirvi, ascoltatelo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Altri dicevano: vediamo se viene Elia a salvarlo. Poi, gridando a gran voce, Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ed emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistelo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Ti adoro, Gesù, morente per me. Concedimi di non sciupare i tuoi meriti e di aiutare i miei fratelli a purificarsi nel tuo sangue prezioso. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina dell'amore e madre della vita. Regina, madre misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve, ad te clamamus, exules filie, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum. Dice Maria, figli miei, sentitemi vicina oggi di più. Il mio grande amore per voi, dono del Padre, vinca ogni resistenza del vostro cuore. Lo renda umile e grande nell'amore, così troverete grazia presso Dio. Godano gli uomini tutti della gioia di cui oggi il cielo è pieno. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Arrotolata poi una pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. Ti adoro, Gesù, e ti supplico di ottenermi che io possa seppellire tutti i miei peccati per risorgere con te. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Figlia prediletta del Padre, prega per noi. Madre di Cristo, Re dei secoli, prega per noi. Gloria dello Spirito Santo, prega per noi. Vergine figlia di Sion, prega per noi. Vergine povera e umile, prega per noi. Vergine mite e docile, prega per noi. Serva obbediente nella fede, prega per noi. Madre del Signore, prega per noi. Cooperatrice del Redentore, prega per noi. Piena di grazia, prega per noi. Fonte di bellezza, prega per noi. Tesoro di virtù e sapienza, prega per noi. Frutto primo della redenzione, prega per noi. Discepola perfetta di Cristo, prega per noi. Immagine
immagine purissima della Chiesa. Prega per noi. Donna della nuova alleanza. Prega per noi. Donna vestita di sole. Prega per noi. Donna coronata di stelle. Prega per noi. Signora di bontà immensa. Prega per noi. Signora del perdono. Prega per noi. Signora delle nostre famiglie. Prega per noi. Letizia del nuovo Israele. Prega per noi. Splendore della Santa Chiesa. Prega per noi. Onore del genere umano. Prega per noi. Avvocata di grazia. Prega per noi. Ministra della pietà divina. Prega per noi. Aiuto del popolo di Dio. Prega per noi. Regina dell'amore. Prega per noi. Regina di misericordia. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori della fede. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina della terra. Prega per noi. Regina del cielo. Prega per noi. Regina dell'universo. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo popolo che onora la Beata Vergine Maria, tua serva, come madre e regina, e concedi a noi di servire te e i fratelli in questo mondo per entrare nella dimora eterna del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. E sia lodato Gesù Cristo. Ecco, presumo che molti di voi siano qui su questo colle per la prima volta. Ecco, questo è il colle, il Monte di Cristo, l'abbiamo chiamato. Prima era il Monte Belvedere perché c'è un bellissimo panorama di tutto Schio, ma poi l'abbiamo chiamato Monte di Cristo da quando la Madonna ha cominciato ad apparire in questo luogo. Alla fine della Via Crucis, tante Via Crucis, tantissime ancora oggi, ogni settimana, ogni mese, ogni primo sabato del mese, e il 28 dicembre, il 25 marzo, l'ultimo dell'anno alle 22:30, tante Via Crucis e sempre la Madonna veniva qui, in questo luogo, appariva a Renato che si inginocchiava sotto lì dove ero messo io prima, e vedeva l'altare che spariva, la Madonna davanti a lui, oppure molte volte vedeva la Madonna che poggiava i suoi piedi sopra questo altare e gli parlava. Ecco, allora noi siamo a conclusione di questo giorno, questo bellissimo giorno, spero che per tutti voi sia stato un bellissimo giorno, certamente diverso dal mondo, certamente diverso da quello che il mondo ha proposto anche oggi, con i centri commerciali e con tante altre cose, con i regali di Natale e con il jogging e con la palestra e col cagnolino col cappottino per fare il passeggiatina, eccetera, eccetera, certo, e ci ha proposto qualcosa di diverso la Madonna oggi. E la ringraziamo per questo incontro di grazia, questo incontro spirituale che ci ha fatto fare, ma lei spera, lei desidera che di questi incontri spirituali ne facciamo tanti, tanti, perché un giorno in un messaggio disse incontri tra cielo e terra, questo vuole lo Spirito Santo oggi vuole che si moltiplichino incontri tra cielo e terra. Che cos'è la preghiera? Un incontro tra cielo e terra. Ecco, allora cerchiamo, sta anche a noi moltiplicarli questi incontri. Il nostro movimento ne fa tanti, ogni anno, ogni settimana, ve l'ho appena detto, non solo la Via Crucis, ma anche tanti impegni di preghiera qui, nei gruppi di preghiera, eccetera. Ma ecco, anche noi dobbiamo darci da fare, perché da oggi facciamo parte, ricordiamocelo, di quello che lei ha chiamato il suo esercito, le sue schiere, esercito, schiere che ci richiamano la battaglia, la guerra non con le armi, certo, la guerra con le armi spirituali. E allora, carissimi, mi permetto di rileggere un messaggio che lei ha dato proprio qui, in questo luogo,
l'8 dicembre del 1996. Sono passati 22 anni, ma capiremo che queste parole, come tutte poi, sono attuali, non sono databili, non sono storiche, sono parole di adesso, di questo momento, come se la Madonna avesse appena parlato nel momento in cui abbiamo fatto quel silenzio che abbiamo fatto. Ebbene, cantiamo gloria e benediciamo il Padre, dice la Madonna. Figli miei, vivete una vita di grazia, vincete il peccato con la santità, guardate alla mia immacolatezza, sappiate leggere la storia più bella che Dio ha scritto su di me per voi tutti, per la vostra salvezza. Fatevi imitatori miei e io vi donerò grazia, vi donerò l'amore del Padre. Con me avrete fede sicura, la verità più santa, la perseveranza, la santità, la gloria. Vi amo, figli miei, vi benedico e vi stringo tutti a me. Ecco, in questo breve messaggio, come dico sempre, i messaggi della Regina dell'Amore sembrano telegrammi, poche parole ma che vanno subito al punto. E qui capiamo alcuni aspetti della battaglia che dobbiamo fare. La prima è una battaglia spirituale, dobbiamo fare un percorso noi di battaglia. La Madonna ci dà 4 consigli. Vivete una vita di grazia, vincete il peccato, guardate la mia immacolatezza, fatevi miei imitatori. 4 consigli, 4 direzioni ci dà la Madonna per il nostro cammino spirituale. Vivete, io credo che il più importante sia il primo, vivere una vita di grazia. Chi è la Madonna? La piena di grazia. Che cosa può chiedere ai suoi figli la Madonna? Vivete in grazia, vivete nella grazia. Ma che cos'è la grazia? Bisogna capire che cos'è la grazia, perché quante volte abbiamo detto anche oggi Ave Maria, piena di grazia. Che cos'è la grazia? La grazia è la stessa vita di Dio in noi. La vita di Dio in noi è la grazia. Allora perché Maria è piena di grazia? Perché tutto Dio è presente, o meglio, in lei c'è tutto Dio. In lei c'è soltanto Dio, non c'è nient'altro che Dio. Ed è per questo che lei è l'Immacolata Concezione. Capirono proprio lì, fin dall'inizio della Chiesa, e proprio lì capirono, quando l'angelo dice Ave Maria piena di grazia, titolo che non viene dato a nessun altro personaggio chiamato da Dio nella storia biblica, a nessun altro, solo alla Madonna, lì capirono, se è piena di grazia non ci può essere ombra di peccato in lei, assolutamente, perché Dio non è peccato, in Dio non c'è il peccato. Allora, fratelli, noi dobbiamo sempre lottare per vivere in grazia di Dio, più possibile. Come? Combattendo la battaglia contro il peccato. Tutti quanti sappiamo più o meno dove siamo deboli. Io so le mie deficienze, voi sapete le vostre. Ecco, dobbiamo con Maria lavorare per vincere queste deficienze, queste mancanze che sono i nostri peccati. Allora, se faremo questo cammino, un cammino che probabilmente ci condurrà per tutta la vita, non si può pensare a domani mattina siamo già arrivati, magari fosse così semplice. Un cammino che dura tutta la vita, ma nella misura in cui tu fai questa battaglia, sei sicuro dell'aiuto della Madonna? Sei sicuro che la sua immacolatezza, che la sua intercessione, la sua benedizione sarà su di te e su tutta la tua famiglia? E allora cerca di vincere il peccato. Questa è la battaglia che dobbiamo fare. Guarda la mia immacolatezza. Che bello sapere che c'è qualcosa di immacolato, meglio, qualcuno di immacolato in questo mondo. Vista la sporcizia che c'è in questo mondo, vista la corruzione che c'è in questo mondo, visto l'impurità che c'è in questo mondo, che bello sapere che c'è qualcosa di pulito e che è Maria. Ma Maria vuole che siamo puliti anche noi, cerca di che siamo più puliti possibile. Questo desidera, sentite anche le campane dicono che è vero. Ecco, dobbiamo essere puliti il più possibile, dobbiamo lavorare per questa pulizia interiore, come dicevo prima. E quindi fatevi miei imitatori per poter vivere questa grazia. Abbiamo detto, certo, imitatori prima di tutto, imitatori delle sue virtù. Ne abbiamo parlato tanto durante la preparazione. Abbiamo detto l'umiltà, la fede, la carità, la purezza, la preghiera e tante altre virtù. Fatevi miei imitatori, certo, ma soprattutto imitatemi in questo desiderio di essere sempre nella grazia di Dio e quando la perdiamo recuperarla subito con una santa confessione. Ecco allora il primo combattimento che dobbiamo fare. Ma non è solo questo il combattimento che dobbiamo fare. La Madonna vede che ci sono pericoli anche intorno a noi.
anche intorno a noi. E allora ci dice: con me avete la fede sicura, avrete fede sicura. Perché la Madonna parla di fede sicura oggi? Forse perché non sempre la fede è sicura oggi. Forse perché oggi la fede, e ce lo dicono tanti dati statistici, sta venendo sempre meno. Forse perché c'è una fede non del tutto genuina in tante parti. E quindi dice: con me avete una fede sicura, una fede vera. E permettetemi, carissimi, di dirvi alcuni dati che ci fanno pensare che dobbiamo pregare molto prima di tutto, perché effettivamente di fronte a questi dati non ci si può non chiedere: ma che cosa sarà dell'Italia fra qualche anno, fra 10 anni, fra 20 anni, che cosa sarà dell'Italia? Allora pensate che anche quest'anno, 2018, dal 2017 al 2018, i matrimoni religiosi sono calati del 10%, solo in un anno, del 10% i matrimoni religiosi. Le nascite, questo 2018 sarà l'anno, il 17 era stato il più nero per il record negativo, il 18 supera il 17, ancora meno nascite nel 18 rispetto al 17. Ma quello che è peggio è che l'Italia ha il 30% di nascite in meno rispetto a tutta la media europea, che pensate è la media più bassa di tutto il mondo. Quindi in Europa si fanno pochi figli, in Italia ne abbiamo il 30% in meno della media europea. I battesimi negli ultimi 20 anni sono calati di 100.000 unità, 100.000 battesimi in meno. I giovani vanno in chiesa al 13%, che vuol dire che ogni 100 giovani, 13 vanno in chiesa, 87 non vanno in chiesa. Fratelli, proviamo a prendere questi dati, così come sono, dati statistici, e chiediamoci: ma fra 20 anni come sarà la fede in Italia? Come sarà? Come si fa a non capire perché viene la Madonna oggi a risvegliare, a darci un'inversione di tendenza, a farci capire? Come si può non comprendere, e mi stupisco che chi dovrebbe comprendere per primo non lo fa ancora, comprendere il perché la Madonna oggi viene a chiamare, viene a chiedere queste consacrazioni al suo cuore immacolato, viene a darci questa fede sicura, perché comprendiamo che la cosa più importante è la fede, la vita, la famiglia, eccetera, eccetera, più della salute. Quante volte si sente dire: basta la salute, è importante la salute, per carità, buona la salute, ma se quando muori perdi l'anima, cosa ti è servita tanta salute nella vita? Cosa ti è servita? Io dico: meglio la salute dell'anima, questa sì è la cosa più importante da avere. Ecco, allora c'è una battaglia, la Madonna vuole che manteniamo la fede, una fede integra come fece lei sotto la croce. E dice ancora: con me avrete la verità più santa. Abbiamo assistito in questa settimana, in questi ultimi 10 giorni, secondo me un paradosso che veramente fa ridere, cioè ridiamo per non piangere ovviamente. Abbiamo avuto nel Padovano, l'avete sentito, un sacerdote che poi ho saputo che non è l'unico, anche fuori dal Padovano c'è stato qualcuno che ha detto la stessa cosa, che ha invitato a non fare i presepi, un sacerdote ha invitato a non fare i presepi, mentre nel Veneziano una bambina di 10 anni ha raccolto le firme in classe, nella sua classe, perché dalla canzoncina di Natale non fosse tolta la parola Gesù come volevano gli insegnanti. È incredibile in che mondo stiamo vivendo oggi. Un prete dice non fate i presepi, una bambina ci insegna che cosa vuol dire difendere Cristo. Ci insegna che cosa vuol dire difendere la fede. E dice: se celebriamo il Natale, dice questa bambina, è perché Natale vuol dire nascita di Gesù. E quindi non si può togliere il protagonista dal Natale. Una bambina di 10 anni ci insegna che cosa vuol dire la fede, difendere la fede, diffondere la fede. Ecco, fratelli, ripeto, il mondo è strano oggi. Abbiamo uomini di chiesa che ci invitano a cose strane e abbiamo bambini, d'altra parte il Salmo lo dice, no? Con la bocca dei bimbi e dei lattanti tu affermi la tua gloria e la tua potenza. E in questa settimana abbiamo visto che è proprio così. Dov'è l'immacolatezza di Maria oggi se non in questi bambini? In bambini come questa bambina, ma come tanti altri. Ecco, fratelli, allora dobbiamo mantenere la verità più santa, dobbiamo mantenere la fede più grande. È questo che la Madonna desidera da noi, desidera che combattiamo proprio di fronte a una fede che oggi vacilla, e i dati ce lo dicono che la fede sta venendo meno anche in questo nostro paese, una verità che oggi non viene proclamata neanche laddove dovrebbe essere proclamata, e dobbiamo mantenerla grande anche noi questa verità. E poi con me avrete la perseveranza, ricordatelo fratelli. La fede non è fatta di emozioni,
La fede non è emozione, una bella emozione, bella giornata, eh? E poi, io dicevo sempre, lo ripeto per l'ultima volta stasera, 8 dicembre, bello, vai dal 9 in avanti il problema. Cioè bisogna vivere adesso la consacrazione, le emozioni domani sono passate. Forse durano 2-3 giorni, io me lo auguro durano tutta la vita, ma le emozioni passano. E poi, la fede non è emozione, la fede è opera, la fede è carità, la fede è vita. Avrete la santità con me, avete la gloria. Carissimi, allora che cosa ha fatto la Madonna? Che cosa ci ha insegnato la Madonna? Ci insegna il primato di Dio la Madonna. Ecco che cosa ci insegna la Madonna, il primato di Dio. Tutto quello che dobbiamo fare noi nella vita è il primato di Dio. Perché soltanto se hai la vita di Dio in te, tu avrai la gioia, avrai il senso della vita. Lei, la Madonna, vuole questo da noi, il senso della vita, la gioia della vita. E allora il primato di Dio, che in fondo ci viene spiegato da una frase, di un messaggio della Madonna dell'aprile 86. Figli miei, sappiate mettere Dio al primo posto in tutte le cose. In ogni vostro pensiero, in ogni azione vi sia Dio. In tutta la vostra vita vi sia Lui, eccolo il primato di Dio, anche nel lavoro, anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà, ci sia Dio, il primato di Dio. Ecco allora, fratelli, forse è giunto il momento, anzi, senza forse, è giunto il momento non più di dare soltanto qualcosa al Signore, non più di dare soltanto qualcosa alla Madonna. In uno dei suoi primi messaggi lei ci disse: a Dio si danno le primizie, non gli avanzi. Ecco, forse qualche volta diamo troppi avanzi al Signore, appena un po' di tempo forse. Ecco, no fratelli, da oggi, come lei, dobbiamo invertire la rotta. Dobbiamo dare le primizie a Dio e gli avanzi al mondo, che tanto ne ha già tanti di avanzi il mondo. Ecco, allora dobbiamo dare il primato a Lui, il primato al Signore. Dobbiamo capire addirittura che se non diamo la vita per il Signore, non cambierà mai niente. E questo è il tempo che dobbiamo vivere oggi, dare la vita per il Signore, dare la vita per Maria, che non vuol dire morire, ma vuol dire metterli al primo posto, nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nelle nostre attività, in tutto, come ci ha detto lei, dobbiamo mettere loro al primo posto. Ecco cosa significa dare la vita e liberarci da quella tentazione, visto che ne abbiamo parlato nell'ultimo incontro delle tentazioni, no? Liberarci da quella grande tentazione che è grande, in fondo, di impostare la propria vita per la propria riuscita personale. O meglio ancora, o peggio ancora, impostare la vita per la propria tranquillità. Ecco, perché alla fin fine, vedete, il problema di tanti anche cristiani è quello. Finché sto tranquillo, va bene. Ma quando si comincia ad essere così, quando il Signore mi chiede qualcosa di più, allora basta, allora ci fermiamo, allora fanno gli altri. No, carissimi, se veramente vogliamo camminare con Maria, dobbiamo capire questo. È giunto il momento, sempre di più oggi, è giunto il momento in cui dobbiamo dare la vita per Lui, dare la vita a Maria e per mezzo di Maria, vincendo la tentazione della propria riuscita, vincendo la tentazione di una vita comoda, di una vita, diciamo così, tranquilla, che poi tranquilla è lo stesso, perché se segui il Signore e lodi il Signore, la vita è sempre tranquilla, sia chiaro, ma in senso mondano vita tranquilla, in modo da non ridurre Dio, ricordiamocelo, in modo da non ridurre Dio a un bel pensiero, in modo da non ridurre Dio, come oggi succede nel mondo, a un insieme di valori. Ecco, oggi si parla molto di valori che condividono tutti, così andiamo d'accordo con tutti, ma Dio non è un valore, Dio è presenza viva. Cristo è presenza viva, soprattutto nell'Eucaristia. Ecco, non riduciamo Dio a un bel pensiero, non riduciamolo a un insieme di valori belli e in fondo consolanti. Ecco, perché molte volte si ricorre a Dio proprio per questo. Ecco allora, fratelli, portiamo a casa la benedizione della Madonna. Vi benedico, dice lei, vi stringo tutti a me. Questo bel gesto materno, no? La mamma che stringe il bambino. Vi sentite oggi stretti dalla Madonna o no? Ecco, perché se non vi sentite stretti e in braccio alla Madonna, allora così dovete, non so, forse è perché state guardando l'orologio, ecco, si torna a casa o no, eccetera, eccetera. Ecco, sentite l'abbraccio di Maria o no, perché bisogna sentire quello oggi, questo abbraccio di Maria, non ovviamente fisico, si capisce, ma sentirlo nel cuore, sentire la sua presenza, sentire che bene o male lei, nonostante
me stesso, nonostante le mie difficoltà, lei è qui insieme con me, lei vuole prendermi per mano, vuole abbracciarmi, vuole prendermi in braccio come fa la mamma col bambino e portarmi proprio, ecco, laddove, portarmi dove? Portarmi in casa mia, portarmi nel mondo perché io sia il suo profumo. Ecco, questa è la cosa più importante, essere il suo profumo. E se così faremo, contribuiremo anche noi nel suo esercito, perché siamo le sue schiere, contribuiremo anche noi a quel trionfo del cuore immacolato di Maria, cuore immacolato di Maria nel mondo, affinché veramente il bene vinca il male e il peccato, la santità meglio, vinca il peccato. Perché questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Quando il bene supererà il male, quando la santità supererà il peccato, allora verrà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Io penso che tutti quanti vogliamo un mondo migliore, sì o no? E allora, coraggio, è solo l'inizio. Credete, adesso dite, beh, finì anche l'8 dicembre. No, è l'inizio questo, non è la fine, è l'inizio. Bene, tanti auguri e sia lodato Gesù Cristo. Prima della preghiera finale della benedizione, se permettete, un piccolo saluto che do ad alcuni tedeschi che sono in mezzo a noi e anche al Cenacolo. Ein kleinen Gruß an die Deutschsprachigen, die unter uns sind und im Cenacolo beten jetzt gerade. Deutsch, ein Gruß von Mirko an die Deutschsprachigen, die sich im Cenacolo befinden, im Gebet, und die hier unter uns auf dem Monte di Cristo sind. Ecco, un saluto cordiale a voi tutti per il lungo viaggio che sempre fate per arrivare qui. Ein herzlichen Gruß und ein Danke, dass ihr diese große Reise immer auf euch nehmt, hier mit euch dabei, mit uns dabei zu sein. Camminiamo sempre con la Madonna. Wir wollen immer mit der Mutter Gottes vorangehen. Perché così come lei ha portato Gesù 2000 anni fa nel mondo, denn so wie sie vor 2000 Jahren Jesus zur Welt gebracht hat, oggi lei lo sta riportando nel mondo. Bringt sie ihn heute aufs Neue zur Welt. Lo riporterà nei cuori. In die Herzen unserer Mitmenschen. E attraverso il trionfo del suo cuore immacolato. Und durch den Triumph ihres unbefleckten Herzens, der uns verheißen ist. Darà e farà iniziare un tempo nuovo. Wird sie eine neue Zeit beginnen lassen. Di pace e giustizia. Eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit. Oggi sembra che il male prevalga. Heute scheint es, dass das Böse die Überhand hat. Sembra umanamente che non abbiamo niente da fare. Es scheint menschlich gesehen, dass wir nichts dagegen unternehmen können. Ma è solo un'impressione. Aber das ist nur ein Eindruck. Perché quando il male sembra vincere, tante profezie dicono questo. Denn es gibt sehr viele Prophezeiungen, die sagen, wenn das Böse überhand zu nehmen scheint. E oggi il male sembra trionfare. Und das ist heute der Fall, dass es scheint, dass das Böse triumphiert. È proprio lì che il Signore sta preparando la sua grande vittoria. Dann ist es hier gerade dieser Augenblick, wo der Herr seinen großen, sehr endgültigen Sieg vorbereitet. Quando tutto sembra crollare. Wenn alles zusammenzustürzen scheint. È lì che il Signore sta costruendo. Ist der Herr dabei zu konstruieren, aufzubauen. Ma per costruire ha bisogno di noi. Aber um aufzubauen braucht er uns. Perché vuole la Madonna, il Signore vogliono lavorare con le nostre mani. Denn, das sagt die Madonna, der Herr will mit unseren Händen arbeiten. Parlare con la nostra lingua. Mit unserer Zunge sprechen. E amare col nostro und cuore. Und mit unserem Herzen lieben. E allora auguri a voi tutti, carissimi. Alles Liebe und alles Gute für euch, also meine Freunde. E camminiamo sempre insieme, uniti e concordi con Maria, la madre di Gesù. Gemeinsam und vereint mit Maria vereint und mit dem Herzen Jesu in Verbindung leben und weitergehen. Immacolata, con questa preghiera nella quale mettiamo, ecco, di nuovo tutta la nostra vita, tutte le nostre intenzioni, tutto il bene che abbiamo nel cuore, perché tutti ce l'abbiamo, e anche purtroppo le debolezze che abbiamo dentro di noi. Vogliamo presentare tutto alla Madonna perché il suo cuore immacolato sia una fornace che brucia tutto quello che non va bene, tutto quello che non piace al Signore. Ave, o benedetta, tu sei piena di grazia, o Maria. Oggi la Chiesa, con la più grande venerazione, ricorda la pienezza di questa grazia di cui Dio ti ha colmata dal primo momento del tuo concepimento. Ci riempiono di gioia le parole dell'Apostolo: laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Siamo lieti di questa particolare abbondanza della grazia divina in te, che porta il nome di Immacolata Concezione. O Madre, accoglici così come siamo, qui accanto a te. Accoglici, guarda nei nostri cuori, accogli le nostre sollecitudini e le nostre speranze. Aiutaci tu, piena di grazia, a vivere nella grazia, a perseverare nella grazia
e se fosse necessario a ritornare alla grazia del Dio vivente, che è il più grande e soprannaturale bene dell'uomo. Preparaci alla venuta del tuo Figlio, accoglici con i nostri problemi quotidiani, le nostre debolezze e deficienze, le nostre crisi e le mancanze personali, familiari e sociali. Non permettere che noi perdiamo la buona volontà, non permettere che perdiamo la sincerità delle coscienze e l'onestà della condotta. Con la tua preghiera ottienici la giustizia, salva la pace in tutto il mondo. Sei con noi, tu Immacolata, sei con noi, sei con la Chiesa, ma sii anche con tutto il mondo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Accogliamo la benedizione, sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione. Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'Amore, di San Giuseppe e di tutti i Santi, e dei nostri angeli custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, o Maria, Regina del mondo, Madre di bontà. Noi ci consacriamo a te, a te, Regina dell'amore. E a voi tutti, a nome del Movimento Regina dell'Amore, l'augurio sincero di un santo Natale e di un santificante anno nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.